Gaetano, intanto benvenuto. Grazie, sempre un piacere essere a Bari. È una città che mi piace molto, la città è una bella città, una città che mi ha sempre dato delle belle emozioni, delle belle sensazioni. Diamanti e caramelle, il disco che uscirà il 27 settembre, è un disco che è anticipato questi giorni da Gaetano e Giacinto, che è una canzone che hai dedicato a Scirea e Facchetti. Come nasce? Allora, intanto, senza volermi contrapporre, io ho voluto raccontare la storia di due pezzi di vita mia, cioè loro sono due personaggi che hanno segnato la mia vita, chi per un verso, chi per l'altro. Giacinto perché io giocavo da bambino a calcio, giocavo terzino sinistro, avevo la maglia numero 3 e cercavo di fare quello che faceva lui. E a Vignola, il mio paese, dove giocavo all'oratorio, mi avevano soprannominato Facchetti. E invece Gaetano Scirea è sempre stato un po' l'amico immaginario, l'amico che avrei voluto avere. Purtroppo non l'ho mai conosciuto, però nei suoi occhi leggevo proprio l'autorevolezza, la forza d'animo, il piacere di, vedere una persona per bene, una persona che si sapeva imporre senza urlare, senza fare atti senza esagerare mai. Gaetano Scirea e Giacinto Facchetti non appartengono solo ai tifosi dell'Inter o della Juve, appartengono a tutti. Io non sono tifoso né dell'Inter né della Juve, però Facchetti e Scirea mi appartengono alla mia vita e io li ho voluti raccontare come un ragazzo che racconta la storia di due uomini che hanno segnato la sua vita. Non è la prima volta che scrivi canzoni sugli uomini dello sport o comunque sullo sport? Sì, perché lo sport secondo me è pieno di contenuti da questo punto di vista. Perché quando io ho scritto di Maradona era la voglia di raccontare, di urlare al mondo che Diego era un grande calciatore. Purtroppo aveva sfidato quella cosa schifosa che è la droga. Se lui non avesse avuto a che fare con quella roba schifosa, lui probabilmente avrebbe giocato molto più al calcio, avrebbe dato più oltre più gioia a tutti quelli che amano il bel calcio. La stessa cosa un po' per Marco Pantani. Marco era un grande campione, vinceva perché era un campione, non perché era un drogato. La droga è arrivata dopo, è arrivata quando lui si è sentito solo e abbandonato. E la droga è furba, è vigliacca, arriva, ti dice sono qua io, ti aiuto io. Invece la droga non ti aiuta, ti ammazza. Questa è una cosa che i ragazzi devono capire bene, che la droga fa male, è una cosa vigliacca, soprattutto non si gestisce, è lei che gestisce te. Gaetano, che disco sarà Diamanti e Caramelle? Sarà un disco pieno di ottimismo, perché io voglio essere ottimista. Come in Diluvio Universale ero ansioso e ho messo la mia ansia dentro quell'album, vedevo un mondo che stava andando a finire dentro al Diluvio Universale e infatti purtroppo ci siamo finiti. Adesso Diamanti e Caramelle è la ricerca attraverso le cose semplici, le cose più naturali, quelle che ci regala il buon Dio, di trovare la forza per uscire e ritrovare la bellezza delle cose più semplici. Forse il lusso sta proprio in quelle cose lì, nelle cose più semplici.